Salve. Il mio nome è Valentina. Ringrazio per il vostro interesse e vi auguro una buona visione. WinLog Evo consente di creare automaticamente applicazioni SCADA, tramite l'Application Builder, un potente strumento che permette di ridurre drasticamente i tempi di sviluppo. Qualunque applicazione può infatti essere costruita semplicemente prelevando da una libreria e combinando fra loro oggetti relativi a strumenti di varie case costruttrici, come pure oggetti sviluppati ad hoc e relativi a intere parti dell'impianto da supervisionare. Ogni oggetto può comprendere, oltre all'elenco delle variabili dello strumento al quale si riferisce, uno o più sinottici di supervisione o di configurazione, come un pannello frontale o un tracciato grafico, e l'elenco degli eventi e degli allarmi con le relative procedure di gestione. La libreria dispositivi di WinLog Evo può successivamente essere arricchita con altri oggetti costruiti dall'utilizzatore o richiesti direttamente alla Sielco Sistemi. Creiamo ora un nuovo progetto. Utilizziamo quindi Application Builder. Assegniamo un nome al progetto. E scegliamo i dispositivi dalla nostra libreria. Specifichiamo il canale al quale collegarli, il loro indirizzo e la loro numerosità. Creiamo ora l'applicazione. Come possiamo vedere, i dispositivi sono stati inclusi nel progetto. Le variabili di ogni dispositivo sono state incluse e rinominate in modo da evitare conflitti. Al nome di ogni variabile è stato anteposto un prefisso composto dal numero di canale e dall'indirizzo del dispositivo al quale appartiene. Come possiamo vedere, sono stati creati anche tutti i sinottici. Al nome di ogni sinottico è stato anteposto un prefisso composto dal numero di canale e dall'indirizzo del dispositivo al quale appartiene. Eseguiamo il progetto creato. Controlliamo lo stato dei dispositivi. Dal menu Supervisione, richiamiamo i nostri sinottici. Appariranno i frontali degli strumenti dai quali potremo richiamare le pagine di configurazione. Per creare un'applicazione complessa, sarà sufficiente costruire i sinottici di impianto che richiameranno questi sinottici di dettaglio. Vediamo ora come è possibile creare un nostro dispositivo e come includerlo nella nostra libreria. Duplichiamo e rinominiamo l'applicazione di questo tutorial. Rimuoviamo i blocchi di campionamento precedentemente creati con il processo di ottimizzazione delle variabili. Cancelliamo la routine di codice. Lasciamo solo, per il nostro esempio, il sinottico principale. Modifichiamo il nostro sinottico per renderlo più compatto.
Ora includiamo il nostro progetto nella libreria dei dispositivi. Creiamo ora una nuova applicazione che comprenda 5 dispositivi uguali a quello creato, ma con indirizzi diversi. Configuriamo il canale e specifichiamo l'indirizzo per il protocollo Modbus TCP. L'indirizzo in questo caso è quello del simulatore Modbus Slave. Come possiamo vedere, Application Builder ha creato i dispositivi. L'elenco delle variabili è stato creato per tutti e 5 i dispositivi richiesti. Possiamo ora eseguire l'ottimizzazione, al fine di migliorare il campionamento. Come possiamo vedere, anche i sinottici sono stati creati. Eseguiamo ora la nostra applicazione. Richiamiamo i template creati. Controlliamo ora la comunicazione con i dispositivi. Grazie per l'attenzione. Per ulteriori informazioni, vi invito a navigare il nostro sito oppure inviarci una email. Arrivederci ai prossimi tutorial, buona giornata.